Ciao, io sono Annalisa Corti, l'autrice del libro Spegni la mente e accendi il cervello. Mi occupo di coaching, di mindfulness coaching in precisione e di formazione. Inoltre faccio anche la consulente aziendale nel campo del project management. Ho scritto questo libro dedicandolo proprio ai manager, ai professionisti che vivono una vita abbastanza dinamica, con scadenze molto fitte fra di loro, con degli orari frenetici, tendono ad avere e ad accumulare una alta quantità di stress, almeno per me è stato così quando facevo questo lavoro. E quindi ho creato un protocollo basato sugli strumenti che io conosco, che io uso da tanti anni, che adesso io insegno. Ho creato un protocollo molto semplice che va a risvegliare, a dare delle piccole basi per un risveglio sia a livello di consapevolezza che di unione corpo-mente-cuore. Infatti il libro è suddiviso su tre parti. La prima parte tratta proprio tematiche del corpo per conoscerlo, per imparare a percepirlo e imparare anche a curarlo. La seconda parte si addentra dentro la mente, dentro il cervello, e quindi qui andiamo un po' a conoscere quali sono i meccanismi automatici o i meccanismi sui quali noi abbiamo potere di intervento, e poi impariamo anche a coltivare un po' di silenzio mentale, no? Proprio per spegnere la mente e dedicarci invece a quello che è il respiro, a quello che è la profondità interiore, che poi ci porta nella terza parte del libro, il cuore, dove ci apriamo al mondo delle emozioni. Non possiamo pensare a un concetto di unione interiore se non portiamo dentro il mondo delle emozioni. E quindi nella parte dedicata al cuore c'è sia una parte dedicata alla comunicazione consapevole, quindi a dare voce al cuore in maniera consapevole, soprattutto c'è una parte dedicata proprio a coltivare questa apertura, questa liberazione del cuore dalle emozioni e i pensieri pesanti che, quando siamo molto nella nostra mente, tendono ad appesantire e a chiudere il potere del cuore. Avendo scritto in maniera molto semplice, ipersemplificata, anche concetti teorici abbastanza densi, il libro vuole proprio portarti degli strumenti pratici, semplici, rapidi, che tu puoi inserire dentro il quotidiano. Alla fine siamo sempre tutti di corsa, abbiamo sempre tutti mille cose da fare, però gli strumenti, che sono quasi tutti basati sulla meditazione e mindfulness, sono adattati alla vita molto frenetica del professionista e del manager di oggi. Nonostante il libro sia stato scritto da una manager per i manager stressati, però è adatto anche comunque a chi ha voglia di iniziare un cammino verso la consapevolezza interiore, verso questa creazione dell'unione di corpo, mente e cuore, perché è veramente molto semplice. Ci sono degli esercizi dentro, è interattivo e ci sono anche delle meditazioni che io pratico da anni e che io insegno da un po' di tempo, proprio per semplificare questo processo di apprendimento. Quindi diciamo che è adatto un po' a chi si avvicina a questo mondo e vuole iniziare con delle cose molto semplici, rapide da implementare e anche efficaci, che portano subito dei risultati.